19 ottobre 1882. Nasce a Reggio Calabria Umberto Boccioni, teorico e principale esponente del movimento futurista. La sua arte subisce una svolta dopo il suo arrivo a Milano con l'incontro con Filippo Tommaso Marinetti, Carlo Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla e Gino Severini e il gruppo che firma il Manifesto del Futurismo. L'obiettivo dell'artista moderno doveva essere, secondo Boccioni, quello di liberarsi dai modelli e dalle tradizioni figurative del passato per volgersi risolutamente al mondo contemporaneo. In un'Italia ottimista e ignara nel suo idilio arcaico, fatto di una malinconia agricola e matriarcale, acutamente sintetizzato nel Ritratto di Virginia del 1905 e poi in quelli della nonna e della madre tra il 6 e il 7, Umberto Boccioni chiedeva alla pittura tradizionale una spinta di vitalità plastica, come un senso di conforto e di speranza. Se non che la pittura, proprio in Italia e fuori, era ormai drammaticamente tesa a dare un ultimo addio alle incertezze pesanti e fatiscenti del secolo XIX. Milano, quando Boccioni vi giunse nell'autunno del 1907, era già da diversi anni avviata a trasformarsi da città agricola e artigianale in una metropoli industriale, ma con tutti i fermenti, le crisi di identità, i contrasti che tale trasformazione implicava. A distanza di più di 70 anni, le immagini dei futuristi rispondono al clima di rinnovamento dei primi anni del secolo a Milano. La rivoluzione industriale faceva sentire le lotte di classe con scioperi e inquietudini. Non c'erano programmi chiari quando Boccioni giunse a Milano. Rispondeva al nuovo clima una frase scritta nei diari a Padova. «Voglio dipingere il nuovo, il frutto del nostro tempo industriale». Boccioni operava a Milano, aveva in mente anche la drammaticità, diciamo, del nuovo rispetto a una situazione di conflittualità, cioè il nuovo che doveva combattere con il vecchio, con quello che i futuristi chiamavano passatismo, per affermarsi. Milano si trasformava rapidamente. Già nei primi anni del secolo erano stati banditi i concorsi per la nuova metropolitana e per una rinnovata grande stazione. Boccioni, dalla sua finestra sui bastioni di Porta Romana, poteva vedere le case in costruzione, il fumo delle ciminiere e le fabbriche che invadevano la periferia. Con Marinetti e gli altri futuristi del clima milanese, Boccioni percepì in modo netto questi nuovi fermenti. Gli elementi drammatici delle nuove realtà trovano nella mente di Boccioni giovane spunti di ribellione già presaga di gesti espressionisti in queste sentimentali visioni delle atmosfere urbane, come nella Officina a Porta Romana. Sopra queste scenografie di penosa e incerta luce, tra bagliori cupi dello squallore cittadino, già Boccioni campisce la propria meditabonda inquieta figura nell'autoritratto 1907. Boccioni, che aveva frequentato a Roma lo studio di Balla, non dimenticò il suo insegnamento anche quando lasciò Roma per andare a Parigi, in Russia, a Padova. Balla costruisce l'immagine a grandi zone di colore quasi monocrome, su cui sovrappone i piccoli tocchi, segni colorati, tocchi segni colorati, per cui il suo divisionismo è diverso da tutti gli altri.
la famosa giornata dell'operaio è uno dei quadri più belli dei primi anni del Novecento europeo, in cui il tema sociale è trattato in modo intimo e non mitico. Balla ha un temperamento meditativo. È portato, con analisi sperimentalistica di origine positiva, a penetrare nella realtà che assume tensione spirituale, con distacco che rende lucida la fantasia. È Balla che a Roma, dopo aver visto a Parigi gli impressionisti e neo-impressionisti, avvia Boccioni e Severini verso un divisionismo nitido a piccoli tocchi dissociati. Boccioni risente a lungo di Balla. Non riesce a staccarsene. Nel pastello La madre, l'assimilazione della tecnica di Balla appare evidente. Boccioni aveva osservato a lungo il pastello La madre che Balla aveva eseguito nel 1901. Nella stessa linea è l'inedito ritratto di Madame Sophie Popov, dipinto nel 1906 a Zaritsyn, in Russia, opera che era considerata dispersa. In questa tela c'è un'analisi della luce con pennellate a tocchi, che rivela come la singolare tavolozza di Boccioni, sui blu, grigi, verdi, viola, rossi, si sia ripulita, rendendo l'ambiente coloristico vivo in modo intimo. Risente ancora di Balla il ritratto della signora Sacchi, per il tocco pittorico minuzioso nella costruzione della figura, nel motivo della finestra di interno piccolo borghese con prospettiva dall'alto. Quando dipinge Maestra di scena, chiaro, corposo ritratto realistico, Boccioni si è distaccato da Balla per una pittura il cui tocco, per altri influssi del nuovo ambiente lombardo, è più libero, ma è ancora la conseguenza dell'insegnamento di Balla. I divisionisti presenti in Lombardia sono ormai da tempo chiaramente simbolisti. Notte lunare di Vittore Grubissy, che aveva iniziato gli altri pittori al divisionismo, è un dipinto fra i più intimamente poetici dell'artista. Una campagna muta esibisce la propria volumetrica solitudine ormai inerme e i volti della piccola borghesia, come quello della maestra di scena. Ma un altro ritratto della madre è investito di un'inquietudine futura nelle volute energiche, nelle linee fluenti, nel serpentino veleno che è proprio dello spirito Liberty, come in questa illustrazione del 1908. È chiaramente simbolista l'amore alla fonte della vita di Segantini, pur non annullando un limpido naturalismo. A Milano, Segantini aveva svolto la sua attività soltanto per pochi anni. Ma dopo la sua morte, nel 1899, era presente tra i divisionisti lombardi forse più di prima. Rappresentava il passaggio dalla concezione naturalistica al simbolismo di origini pre-raffaellite, in sviluppi mitteleuropei, con certe affinità e simpatie verso le atmosfere umili e patetiche di Millet. Carlo Carrà, della nuova generazione, nei suoi paesaggi comincia a ricercare un nuovo rapporto tra tocco pittorico e spazio,
con effetti luminosi derivanti, tra l'altro, dall'insegnamento del suo maestro, Cesare Tallone, a Brera. Nel 1907, a Milano, il divisionista di maggior prestigio da cui Boccioni si sente particolarmente attratto è Gaetano Previati. Il suo modo di dissociare i colori, non più a tocchi ma a pennellate filamentose, avvia Boccioni decisamente verso il simbolismo. Gli permette di modellare più liberamente i volumi, senza ricorrere al chiaroscuro o all'impeto di una pittura sommaria. Boccioni, che ne studia anche i due trattati teorici, gli è grato. Fa mettere in primo piano il suo nome nel primo manifesto pittorico futurista. Ma più tardi, nel giudizio del 1916, assieme alle innovazioni positive, ne denuncia i difetti, dovuti all'eccessivo attaccamento al passato, al museo. Lunghe e ondeggianti pennellate divisioniste, dall'esempio di Previati, si trovano chiaramente in Boccioni nello studio di testa femminile, in cui il tocco non più minuzioso fluisce con evocazioni simboliste. Anche i capelli di Tina, di Luigi Russolo, è su questa linea, con effetti cromatici più intensi. In Tre donne di Boccioni del 1910, le pennellate filamentose si fanno più lunghe. L'opera, pur in clima simbolista, non esclude l'evidenza ritrattistica e svela una tecnica raffinata nella ricerca degli effetti luminosi. Il ricordo divisionista di Previati fa assumere un'atmosfera sospesa con raggi di luce, da Art Nouveau, ma con una sintesi, un peso di volumi, specialmente nella figura della madre, che fanno intuire nuovi sviluppi plastici. Se si osservano i raggi di luce e le interferenze con le pieghe degli abiti, appariranno evidenti anche i preannunci delle scomposizioni e ricomposizioni di alcuni elementi in quadri futuristi. Naturalmente, in questa circolazione di cultura simbolista, reazione a premesse positiviste, si fanno sentire altri influssi: Bergson, Bursley, Ensor, Wildt e Munch. Edvard Munch, pittore simbolista norvegese che precorre l'espressionismo, esprime la solitudine dell'uomo d'oggi, l'angoscia dell'esistenza attraverso vuoti improvvisi e degli acquore che ci riportano alle origini. Senza la fase simbolista e l'influsso delle secessioni di Vienna, di Monaco e di Berlino, Boccioni non sarebbe giunto al suo particolare cubismo di origine esistenziale. Egli sentì l'influsso di Munch nella serie degli stati d'animo, che dipinse come trittici in due tempi. Nel primo ciclo degli stati d'animo, gli addii, quelli che vanno, quelli che restano, l'elemento a cuore assume un valore ancestrale. È sempre la madre, a cui Boccioni è profondamente legato, la vera protagonista di questi stati d'animo, anche se non è ritratta fisicamente. Nel secondo ciclo, composto sempre nel 1911, ma dopo il viaggio a Parigi insieme a Marinetti, Severini, Carrà, Russolo,
c'è l'influsso del cubismo osservato questa volta direttamente, non più nelle riproduzioni sulla Voce, la rivista in cui Soffici apriva verso la nuova arte francese. Nei temi delle periferie, che Boccioni compose dal 1908 al 1910, si intesse un dialogo con il paesaggio che egli vede ogni giorno dalla sua abitazione a Porta Romana, allora disabitata, e le fabbriche, le ciminiere, le case in costruzione, i tralicci. Queste opere registrano i cambiamenti e le trasformazioni sempre più rapide della città di cui Boccioni è attento testimone. Uomini è il primo vivissimo bozzetto della città che sale, dove il cavallo diventa già simbolo che travolge gli uomini in una marea sempre più alta tra case in costruzione. La città che sale indica già una fase futurista dove il dinamismo, pur nei colori accesi, ha origini angoscianti. È un quadro in cui il simbolismo diventa futurista per il senso dinamico. C'erano già stati i due manifesti pittorici del febbraio e dell'aprile 1910, dettati quasi sempre da Boccioni, ma spesso in contrasto con Carrà, il quale si opponeva alle secessioni, mentre Boccioni, anche se più tardi, nel 16, inveirà contro di esse, in quegli anni aveva bisogno di stimoli simbolistici. La strada entra nella casa indica le simultaneità ambientali. Diversamente dagli impressionisti, per i quali la simultaneità era di colori e quindi di vibrazioni, per il futurismo boccioniano la simultaneità è anche ambientale, è tra cose che si compenetrano in un fluire continuo del reale. C'è stata la visita a Parigi nell'autunno del 1911, l'assimilazione di certo cubismo, di Picasso, di Léger, di Delaunay, con il quale avviene lo scontro polemico. Ma gli influssi furono reciproci e comunque lo sviluppo dei loro linguaggi è diverso. In Boccioni il cubismo diventa più spiralico, con centri di linee forze, senza perdere certo linearismo carico di energie. In visioni simultanee, Boccioni pone chiaramente lo spettatore al centro del quadro. In questo suo dinamismo universale, comincia ad usare centri di linea e forza. Non perde dunque il senso plastico, anzi l'accentua in una ambientazione che tende ad aprirsi.
A Milano, in quegli anni, sotto la spinta della rivoluzione industriale, c'erano scioperi, risse, folle tumultuanti, retate. Boccioni ne trae motivi in una pittura nuova, in cui la luce elettrica assume sempre valore medianico. Rissa in galleria segna il passaggio, o meglio l'aspirazione, al movimento espressionista. Ma ancora la visione è prospettica in una tecnica divisionista. L'occhio che guarda è lontano, osserva dall'alto, non si è avvicinato al centro stesso del quadro con partecipazione diretta. Lo spazio è fermo, sospeso, anche se i personaggi si muovono agitati. In baruffa del Museo d'Arte Moderna di New York, la pennellata è impetuosa, con intensa partecipazione espressiva. È come una rivalsa su tutte le ferree leggi imposte dall'intervento mentale. Il quadro La risata, anch'esso del Museo d'Arte Moderna di New York, indubbiamente è stato ridipinto dopo lo sfregio di un ignoto visitatore con una lametta alla mostra del 1911. Quando ha rimesso mano al dipinto, Boccioni ha rifatto concretamente quasi tutta l'immagine, perché ha sovrapposto un'analisi cubista. Ne deriva un dualismo nel quadro tra i moduli elicoidali e sferici della prima stesura, che si dilatavano a larghe masse con un cromatismo intenso, e i cunei che spezzano i vari oggetti con moduli più angolari e minuziosi. Questo dualismo si accentua perché la concezione cubista è appesantita da residui veristi, oltre all'analisi minuziosa di molti particolari, i cui spazi non si richiamano con coerenza di ritmo a tutto l'insieme dell'immagine. L'opera, che segna un momento decisivo nello sviluppo del linguaggio di Boccioni, rivela dunque il contrasto tra i due tempi delle concezioni e delle stesure, senza raggiungere senso unitario. Il pittore non ha del tutto annullato, coi tagli cubisti, una certa tensione espressionista. In quegli anni, Carrà indica anche nei colori delle luci elettriche motivi già futuristi. Queste pitture nuove apparivano astruse e quasi illeggibili, sorgevano invece da fermenti reali che pochi ancora percepivano. Quando Boccioni vuol dare l'idea di una fabbrica, come nel dipinto del 1912, Elasticità, che è senza dubbio uno dei quadri più vivi di questo secolo, non esalta la macchina. In alto a destra c'è uno scorcio di tralicci in ferro e tutto l'insieme dà l'idea di una materia, energia che si espande, si ritrae come gomma,
ma si concreta nel simbolo del cavallo, animale vitalissimo che lui esalta sempre. Il vitalismo, infatti, oltre al motivo dell'attaccamento alla madre con espressività ancestrali, è l'altro mito che attrae Boccioni. Boccioni, più che la macchina, esalta in scomposizione di figura di donna a tavola la luce elettrica con effetti medianici in senso mostruoso primario, che lo fa tendere all'antigrazioso, al brutto, ma come elemento espressivo di origine. In sostanza, Boccioni proietta verso l'avvenire sentimenti antichissimi, ancestrali, senso di materia intesa come energia cosmica, la grande madre di cui parla nei diari. Tentazione di un linguaggio mitico e simbolico. È l'infantile sole che irride la scena umana di una baruffa del 1911, anno della prima vigilante maturità di Boccioni. È una scena che prelude ormai all'epica visione della città che sale, opera lungamente sognata e tormentata. È la periferia di Milano, dove Boccioni è tornato ad abitare dopo brevi vagabondaggi per l'Europa. È la Milano che accoglie i vasti fermenti simbolisti ed espressionisti dell'inizio del secolo e che suscita nell'ingegno agitato del pittore una crisi spirituale decisiva. Questa nuova crisi insorgente apriva alla sua mente orizzonti e climi psichici, spasmodiche tensioni, portandola agli scatti nervosi del complesso ciclo di studi per la risata. Siamo nell'anno del suo fecondo sodalizio con il dinamico turbolento poeta Marinetti. Boccioni è ormai carico di stimolazioni polemiche, innovatrici, e il 1911 vede il suo sforzo orgoglioso e ansioso di penetrare nella psiche dell'uomo europeo, nella nevrosi contemporanea. Boccioni prova a iniettare un senso metafisico sui fondali dell'inconscio, là dove le ombre in moto, la materia in dissolvimento, segnano la soglia del futuro tenebroso di angoscia e di sogno. Nel ciclo di studi per gli stati d'animo inizia la sparizione del reale. La preda dei suoi occhi allarmati oscilla in atmosfere di un simbolismo limbale, dove vita e morte producono lampaneggi di sortilegio e di presagio. Ma il futurismo è per Boccioni l'inopinato campo di libera azione. Nel nostro pittore diviene un'istanza, come rivelazione di una natura da ordinare nuovamente per canoni futuri. Però è un'istanza non primaria, perché Boccioni, pur futurista, torna sempre in intima sintonia con il verbo cubista, per il quale i primi si scompongono, si alterano, si ribaltano, si strutturano in schemi di pura sintassi planimetrica, irreale. In Studio di donna tra case è la topografia segreta di un universo da conquistare. Così in testa più luce più finestra. In scomposizione testa di donna, vegetazione e anatomia si innestano e giungono al possesso di enigmi strutturali che, soli, nutrono la verità del mondo. I futuristi si adunano in una città ideale. Ora Milano o Parigi o Monaco o Mosca sono un'unica città nuova, ma specialmente dopo Parigi, dove i futuristi inscenano un'avventura clamorosa,
che Boccioni ribadisce la sua vocazione e la sua affinità con le poetiche rivoluzionarie. Ed ecco gli addii, vortice e numero di essenze plastiche. Ecco ancora altri studi per stati d'animo, una rinnovata vitalità e un gusto tutto boccioniano di aspra e illuminata ascendenza barocca. In studio di testa più casa più luce, il nuovo verbo si inocula nella sua mente come una ragione, come un destino, e riconduce l'artista ancora a un ritratto della madre, cui il pittore non chiede più arcaiche vibrazioni psicologiche, ma il puro vibrare di superne atmosfere. Un ritorno alle atmosfere terrestri è intanto anche la visione detta africana dei moduli anatomici, come nella scomposizione di figura di donna, visione magico-totemica che già aveva invaso lo spirito di Pablo Picasso. In elasticità e nelle opere che si intitolano dinamismo, viene enunciato il nucleo ideologico di quella che sarà il carattere essenziale dell'intuizione plastica boccioniana. Il manifesto tecnico della scultura futurista nasce nel 1912, redatto specialmente da Boccioni, e teorizza la nuova tendenza, le nuove ideazioni per un futuro dell'arte. Anche nelle sculture, di cui purtroppo ci resta poco perché la maggior parte delle opere plastiche è andata distrutta, questo senso di energia o dinamismo cosmico è espresso nel modo più originale. Sviluppo di una bottiglia nello spazio. Attraverso linee indivisibili, la forma tende ad allargarsi in ambienti. È il solo stimolo che sviluppa da Medardo Rosso, ma abbandonando ogni senso del tocco d'origine impressionista. Boccioni definisce in modo netto la forma. Solo potenzialmente ne suggerisce per le linee forza il dinamismo, l'espansione ambientale. Nella scultura Forme uniche della continuità nello spazio unisce movimento universale e movimento accidentale. Scomponendo i piani concavi e convessi, con accentuazione anche anatomica, la figura non perde certo linearismo del periodo simbolista, pur risentendo del cubismo. Nel manifesto della scultura aveva già scritto che era tempo di usare anche per effetti plastici polimaterici, capelli, stoffa, cartone, tutto ciò che può rendere più espressiva l'immagine scultorea, anticipando certi sviluppi plastici che altri useranno in seguito anche nel secondo dopoguerra. Ma la vera indagine della scultura è sempre più vincolata ai canoni del cubismo trionfante. La realtà è puro ritmo, puri segni spaziali, come nello sviluppo di una bottiglia nello spazio, sintesi plastica e plastica esplosione, idea tradotta in gesto monumentale. La felicità inventiva di Umberto Boccioni tocca ora vertici di una felicità rara in ogni grande artista. Siamo alla creazione di muscoli in velocità, dove alla statica normazione cubista, che arresta piani e volumi in ferme strutture, ribaltamenti, Boccioni, ormai decisamente personalmente futurista, innesta la concezione spaziale del dinamismo, dell'incessante moto. Ed eccoci alla fulminea impresa plastica, tra le più superbe di ogni epoca, dove genialità e genio coincidono, esplodendo all'unisono. Forme uniche della continuità nello spazio segna il punto massimo dell'ispirazione boccioniana, della sua eccelsa fantasia. Qui cubismo e astrattismo, orfismo e espressionismo, le poetiche e il linguaggio dell'epoca cedono il passo alla superiore invenzione, che appartiene alle più alte tensioni della visione barocca. Caos ordinato da estrosi afflati sintattici, da ordini e schemi di energia simbolica, come nel cavallo più cavaliere più case, opera in legno, ferro e cartone, tra i primi esemplari di polimaterismo.
Boccioni è scultore e pittore nello stesso tempo. Parte sempre da nuclei da cui si irradia la forza energetica ed espressiva. Tutta la serie degli stupendi disegni, tempere, acquarelli, dà conferma di questa sua tendenza, che non è soltanto resa dinamica, resa di semplice movimento, ma tensione espressiva alle origini. Si comprende meglio questa identità boccioniana di scultura e pittura, oltre ai vari studi del dinamismo umano, nel dipinto dal titolo appunto Dinamismo di un corpo umano, in cui il cubismo è completamente trasformato in linea e forza in un insieme di piani concavi e convessi con vitalismo primordiale. Nei dipinti che sviluppano il tema della scultura polimaterica, cavallo più cavaliere più casa, anche quando il colore sembra ammorbidirsi in valori atmosferici, i nuclei plastici sono sempre definiti e rendono l'idea della compenetrazione ambientale. Anche in Natura morta con Cocomero del 1914, il colore acceso e corposo è in funzione del movimento ciclico, plastico, che parte dal nucleo centrale delle linee forza. La carica dei lancieri di Boccioni, collage del 1915, può considerarsi l'ultimo suo grido poetico ancora futurista. Nel 1916, nel pieno della guerra, Boccioni volge verso altre ricerche. Vuole mostrare agli ultimi futuristi, che per lui erano troppi, contrariamente alle idee di Marinetti, come si assimila a un secolo di pittura. Con il grande ritratto del maestro Busoni, sembra che voglia iniziare tutto da capo, riprendendo Cézanne. La sua pennellata si risolve in colore personalissimo, sui viola, blu, verdi, gialli acidi, che pur ricordando Cézanne, risentono dell'espressionismo. 1915. Adirata, torbida folata nello spazio, come un'impennata, il vento della morte dell'eroe, ecco la carica dei lancieri. Ma la flessione ormai è inarrestabile. Torna la visione intimistica, sentimentale, chiusa in memorie e rassegnate rinunce. Tra il 15 e il 16 torneremo alla vena di malinconia contemplativa. Interno con due figure femminili, col suo bagaglio di domestiche banalità. Le povere nostalgie di Dalla finestra. La visione che ne sorge è quella di una sintesi della fatalità drammatica che domina il cosmo, di cui pure noi facciamo parte, come tutta la realtà che ci circonda, di cui cioè, secondo le parole di Boccioni, fa parte tanto il dolore dell'uomo quanto quello di una lampada elettrica che soffre e spasima e grida con le più strazianti espressioni di colore. Ormai siamo alle soglie del 1914, l'anno della guerra. Come tutti gli altri futuristi, anche Boccioni fu interventista e allo scoppio del conflitto partì volontario. Era un gesto che coincideva con la sua volontà di non rifiutarsi alla morte. Ma è proprio nella guerra che la molla del suo volontarismo ottimistico doveva spezzarsi. Non puoi immaginare cosa voglia dire rifare il soldato a 34 anni e nelle mie condizioni e con quello che la vita mi stava per dare. Dei momenti mi sento soffocare. Sono parole di una sua lettera. In un'altra, datata 29 luglio 1916, dopo 2 anni di guerra, lo scoramento è ancora più forte. Da questa esistenza io uscirò con un disprezzo per tutto ciò che non è arte. Esiste solo l'arte.
La crisi l'aveva sorpreso all'improvviso, sconcertandolo. Ed egli si era rivolto all'unica verità che gli era rimasta, l'arte, appunto. Il 16 agosto, a pochi giorni di distanza, moriva per una caduta da cavallo nel corso di una esercitazione a Verona, dove era stato assegnato a un reggimento di artiglieria dopo i mesi di trincea. L'ultima licenza l'aveva trascorsa presso il musicista Busoni, nella sua villa di Pallanza, dove aveva ripreso a dipingere con modi più calmi, più distesi, quasi per trovare un momento di serenità. Si concludeva così l'avventura terrestre di Boccioni, del protagonista più energico del futurismo e indubbiamente uno dei più autentici artisti di tutta l'avanguardia europea. E su un ultimo sorriso ottimista, ma forse già conscio della fine che lo attendeva al termine di una galoppata, si spegne la prodigiosa vita di uno dei geni della nostra arte.